Ritrovarsi nella comunità, costruire il futuro. Questo è il titolo dell'incontro tenutosi sabato 13 ottobre presso l'Hotel Grazia di Eboli alle ore 18. Ospite dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Arambè, il senatore del PD Matteo Richetti. Un modo per riavvicinare la politica al territorio e per affrontare le tematiche più importanti riguardanti l'intero Sud. Diciamo che l'iniziativa che abbiamo intrapreso partiva soprattutto per iniziare a una discussione, iniziare a rivedersi per capire quali sono i problemi sul territorio. A questo poi si è abbinato anche quello che sono diciamo, le iniziative del Partito Democratico, diciamo, è un connubio che si è trovato durante il percorso. Infatti noi siamo partiti con Arambè, senza simbolo del Partito Democratico, appunto perché volevamo iniziare un confronto sul territorio aperto per iniziare a coinvolgere le persone che in quel periodo non vengono più coinvolte, anche perché da quello che si sente c'è un distacco con le azioni politiche che si mettono in atto. È nata questa idea, abbiamo conosciuto il senatore Richetti, a capo della Fondazione Arambè, il quale sta portando avanti questo discorso, lui lo sta portando avanti all'interno del Partito Democratico, per noi è stato uno spunto per calarlo sul nostro territorio, di iniziare appunto una discussione. Ecco come noi ci siamo trovati ad organizzare questo evento il 13 ottobre, dove gli interventi non sono stati politici volutamente, ma sono stati di persone che in base alla loro esperienza davano la possibilità appunto di far capire quali sono i problemi del territorio, come affrontarli e in che direzione andare. E chiaramente, siccome a capo della Cambiccia il senatore Richetti, ha fatto lui le conclusioni, che sono state anche conclusioni politiche, ma la nostra iniziativa non vuole essere quella di iniziare una guerra sul territorio all'interno del PD o di chi esso sia, ma è aperta a tutti.